Stefan Schwok. Ciao Stefan. Ciao, ciao a tutti, buonasera. Buonasera. Ciao. Buonasera a te. E allora, innanzitutto facciamo una premessa su quello che potrebbe essere il cammino dell'Italia di Roberto Mancini in questo europeo che si avvia verso l'inizio, e Donato Martucci e Francesco Capodanno avevano un po' delle visioni diverse. Tu come ti poni rispetto all'esclusione di Politano? Mancini chiaramente ha fatto capire che ha voluto tutelare il gruppo, perché Bernardeschi è stato convocato già ormai tanto tempo fa e quindi è un uomo spogliatoio, però Politano, effettivamente, numeri alla mano, meritava di più la convocazione. Tu, da ex calciatore e da dirigente sportivo, come hai raccolto questa decisione di Roberto Mancini? Ma io l'ho raccolta come l'hanno raccolta in tanti, cioè Mancini ha valutato tante cose, ha valutato che Bernardeschi, a differenza di Politano, fa più ruoli, perché può giocare esterno, può giocare mezzala perché l'ha fatto, può giocare falso 9 perché Mancini l'ha impiegato in tutte queste, in questi ruoli. A destra era già pieno perché già fa giocare Chiesa, fa giocare Bernardeschi, Politano sarebbe stato il terzo in quel ruolo là. Ha sicuramente pensato che un, diciamo, un giocatore polivalente gli potesse essere più utile. Ecco, questo penso che sia stato l'unico ragionamento di Mancini, ed è stato il motivo per cui è stato escluso Politano, che bisogna dire però che aveva fatto numero alla mano una stagione strepitosa. Stefano, a Napoli si fa un gran parlare del, diciamo, del rinnovo del contratto di Insigne. Tu che ne pensi? Cioè, bisogna fare presto perché può andare via, perché ci sono molte squadre che lo corteggiano, no? Ma sai, sarebbe un errore, no? Portare a scadenza Insigne, perché a quel punto là sarebbe anche libero di firmare con chi vuole. Però io penso che lui abbia la voglia di poter rimanere a Napoli e di voler far bene a Napoli, magari anche di chiudere, certo, la carriera a Napoli, no? Il napoletano sta facendo quest'anno, sta tenendo un rendimento di un livello altissimo, no? Sta facendo proprio la differenza quasi in ogni partita, perciò per il Napoli sarebbe un contratto pesantissimo, sarebbe forse il primo, no, da mettere questo contratto, anche perché la società darebbe un segnale forte all'allenatore nuovo, alla squadra. Insomma, tenere il suo giocatore simbolo in questo momento sarebbe davvero qualcosa di importante. Stefan, prima Luca parlava di un'estate rovente anche per quanto riguarda il calciomercato del Napoli. Ti volevo chiedere, come immagini questo calciomercato da parte della società azzurra, in particolare chiaramente in attacco ma anche negli altri reparti? Non ti chiedo i nomi, ma volevo sapere da te come secondo te il Napoli potrà intervenire su questo mercato. Ma bisogna vedere se dovrà passare giusto, no, per se il Napoli dovesse decidere di sacrificare Koulibaly e Fabian Rui, sarebbero due giocatori difficilmente sostituibili, perché sono di livello mondiale, perciò sai, bisogna vedere se si ripartirà con un progetto nuovo in 3 anni da iniziare, da far costruire a Spalletti, oppure possa continuare su una squadra già forte. Però le indicazioni danno non dei bellissimi segnali, no? Si pensa che si debba fare qualche sacrificio, e vanno capiti, perché insomma questo anno e mezzo di pandemia le società hanno davvero patito. Davvero tanto. Stefan, tu da attaccante, se dovessi sacrificare qualche calciatore nell'attuale rosa del Napoli nel reparto offensivo, tra i vari Lozano, Insigne, Mertens, Osimhen, lo stesso Petagna, c'è un giocatore, conoscendo anche Spalletti, di cui faresti a meno e che poi magari eventualmente con i soldi della cessione magari andresti a comprare qualche altro giocatore più funzionale? Ma sai, se devo sacrificare un giocatore, magari io partirei con quelli che hanno giocato meno, no? Magari Petagna, che anche se è un giocatore di valore, non ha trovato tantissimo spazio, perché io partirei, se parliamo di punte centrali, sicuramente partirei tenendo Osimhen e Mertens, perché sono due giocatori importantissimi.
poi si devo fare un sacrificio dei nomi che hai fatto te, potrei sacrificare Petagna. E non dimentichiamo che Osimhen va a fare la Coppa d'Africa. Esatto, dal 9 di febbraio molto probabilmente sarà, no, dal 9 gennaio, gennaio dal sì. 9 gennaio al 6 febbraio sarà impegnato in Coppa d'Africa. Quindi non dimentichiamo quindi che è una cosa importante. Questo è un aspetto molto delicato, perché quest'anno abbiamo dibattuto spesso e volentieri sull'assenza di questo ragazzo, e naturalmente il fatto che il Napoli molto probabilmente non l'avrà per almeno 20 giorni sarà una grana non da poco, e quindi il Napoli dovrà fare attente valutazioni. Ma secondo te, da ex calciatore, tenere Mertens in scadenza potrebbe essere un'altra volta un errore da parte del Napoli, perché lo abbiamo visto anche con Milik come è andata a finire, e lo stesso Maximovic che ha giocato l'ultimo anno in scadenza e non era molto sereno, o no Stefan? Ma se, secondo dal mio punto di vista sono completamente diversi, no? Che è simbolo del Napoli, un giocatore che a Napoli non sta bene ma sta benissimo. Io se penso che Mertens possa fare la scelta di andare via solo per una questione contrattuale, no? Io penso che se decide di andare via è perché vuol tornare a casa sua, è perché vuol tornare vicino a casa, stabilirsi a dalle sue parti. Non penso che possa andare da un'altra parte a giocare, la poteva fare già quell'anno, insomma, l'ha fatto. Credo che sicuramente era una cosa completamente diversa. Io penso che Mertens, anche se dovesse arrivare in scadenza e venga proposto un contratto prima di firmare da altre parti, si metterebbe sicuro a parlare col Napoli, a sedersi a tavolino. Poi ti ripeto, se non dovesse arrivare col Napoli, penso che Mertens possa tornare a casa sua. Stefan, conoscendo il gioco di Spalletti, quale può essere il giocatore del Napoli, della rosa attuale, più funzionale al suo gioco? Ma sai, Koulibaly dietro, Osimhen, perché Spalletti è uno che attacca molto la profondità, ci vuole sicuramente uno per campo. Però sai, lui adesso dice che lo conosce bene, che vuole vederlo nel migliore dei modi. Io penso che, sai, come in tutte le squadre. Io pensavo a Zielinski, per esempio, perché comunque è un giocatore. Quello è un giocatore non solo per Spalletti, quello è un giocatore, certo, che fa universale, sì. È uno dei giocatori più forti che ci siano a livello mondiale, e secondo me può fare ancora molto, ma molto meglio. Perché lui è un giocatore da davvero 10 gol e 10 assist, certo, ogni campionato. Ma io pensavo, sai, al Perrotta visto come trequartista nella prima Roma di Spalletti. Pensavo adesso ce l'hai già in casa praticamente, lo devi solo inserire. Beh, Perrotta era un po' diverso, sì. Tutti i corti lì, certo. Tecnicamente penso non abbia, è uguale in Italia, perché per, certo, me ho sempre detto. Poi Perrotta, se ricordo bene, si aggrappava ad un certo Francesco Totti come falso 9, insomma era sicuramente un altro no, spettacolo. Pensavo che adesso non te lo devi costruire, capito? No, certo, però questo io gioco. Più che altro volevo chiedere anche una visuale dal punto di vista tattica, no? Perché andando via Gattuso e arrivando Spalletti, secondo te, Stefan, si ripartirà già da un lavoro di base fatto da Gattuso, secondo te, o il Napoli va verso una rivoluzione tecnico-tattica? Sai, Spalletti penso che possa andare avanti anche col 4-2-3-1, col 4-3-3, no? Su due modi che ha fatto l'anno scorso Gattuso, e alla fine ha fatto anche molto bene, perciò sia di quello da lì. È un giocatore che ha fatto 5-3-2, 4-4-2, è un giocatore che ha sempre adottato una difesa 4 con il centrocampo e poi davanti. Cioè, io penso che il Napoli abbia le caratteristiche per poter sfruttare al meglio. Poi Spalletti è stato uno dei precursori del 4-2-3-1, certo, assolutamente. Sono moduli che ha fatto molto bene, che ha avuto soddisfazioni, un attore preparato, non dimentichiamo un attore che avrà sicuramente motivo di rivalsa, no? Perché torna ad allenare dopo due anni di pausa. Perciò la voglia che avrà questo allenatore sicuramente sarà determinante, no? Sì. Stefan, guardando allo scorso campionato, c'è qualche calciatore che ti ha colpito, che magari ti sentiresti anche sul quale porre maggiore attenzione, anche in chiave mercato? Ma sai, di giocatori che mi hanno colpito ci sono tanti, perché se intendi del Napoli o anche... No, in generale intendevo, non nel Napoli. Magari da portare a Napoli. Da portare a Napoli.
Beh, sai, da portare a Napoli, io ritengo Napoli una piazza importantissima. Io ritengo che gente come Lukaku, come Hakimi, come Chiesa dovrebbero giocare nel Napoli, perché per me è una realtà. Parliamo di Emerson Palmieri, che ormai lo stanno dando a tutti. Questo è Emerson Palmieri. E Emerson Palmieri, sai, è un giocatore che tutti vogliono, sai, quando infatti tutti vogliono un giocatore che è di valore, è difficile che venga a Napoli, ecco. Oppure questo Parisi dell'Empoli. Questo Parisi Napoli, dell'Empoli, non so se lo conosci, se l'hai seguito, un terzino sinistro. Sì, il terzino sinistro. Beh, ti devo dire la verità, è ancora presto per Napoli, per Parisi, un giocatore che ha fatto molto bene, infatti. Però un giocatore che può stare nella rosa del Napoli, ma deve crescere con calma. Esterno sinistro, non è fisicamente una struttura importante, però è uno che è bravo tecnicamente, uno che spinge, uno che ha una buona tecnica, però sicuramente per il Napoli che deve puntare una Champions mi sembra un po' troppo presto. Infatti. Stefan, per concludere, una tua proiezione sugli europei, secondo te qual è la formazione che alla fine, la nazionale che alla fine vincerà? E poi prima di concludere davvero, volevo un tuo parere su quanto accaduto alla Juventus, che ha ripreso Massimiliano Allegri, se te lo aspettavi. Allora, prima una proiezione sull'europeo e poi a concludere, per concludere la situazione in casa Juventus. Ma guarda, per l'europeo io sono d'accordo con quello che avete detto. Per me l'Italia è una nazione che mi piace molto e si può anche aspettarsi qualcosa di bello. Poi sai, gli europei sono sempre le solite: Germania, Spagna, Italia, il Belgio, che poi alla fine magari ogni volta sembra una delle favorite, invece non arriva mai al traguardo importante. Per quanto riguarda la Juve, sai, la Juve ha fatto una scelta di tornare indietro magari con l'idea del bel gioco e tornare, come ha sempre fatto, ai risultati. Allegri è un allenatore che bada molto al sodo, come dice sempre in più interviste, l'importante è arrivare davanti, non serve di 20 punti ma ne basta di uno. Su questo ha perfettamente ragione. Poi come ci si arriva, potremmo aprire un capitolo molto interessante di filosofia applicata al calcio. Stefan, ti vogliamo ringraziare. Grazie di cuore, Stefan, come sempre, per grazie la tua generosa disponibilità. Un abbraccio a te, buon proseguimento di serata. Voi, grazie a tutti, buonasera.